Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video ragazzi vi mostro come ottenere questo completo moddato, quindi glitchato, insomma, in maniera semplicissima e davvero bellissimo. Ditemi voi che ne pensate qui nei commenti. Vi consiglio di andare a vedere anche l'ultimo video sul completo con le braccia invisibili, davvero bellissimo qui in alto a destra. E ragazzi, iniziamo subito dalle parti superiori, quindi ci dirigiamo in parti superiori e andiamo in magliette, quindi ci troviamo al numero 41, selezioniamo maglietta onda numero 10 su 80. A questo punto ragazzi dobbiamo andare a prendere questi giubbini qui, che sono davvero carini. Vi recate al numero 13, quindi giacche sportive, ed è il piumino Lime, l'88esimo su 110, e lo andate a selezionare. A questo punto ragazzi passiamo prima nelle scarpe, quindi andiamo qui in scarpe, selezioniamo l'ultimo scarpe di Arena War e mettiamo le scarpe nere con luci verdi, quindi la 39esima sul 48. Una volta che l'abbiamo selezionata ragazzi andiamo a prenderci i pantaloni, andiamo qui, caso state in Suburban, ragazzi vi recate su pantaloni sportivi. Quindi mettete palestra onde il numero 23 su 83. A questo punto, ragazzi, che avete il completo, dovete andare a prendere i copricapi, quindi qui, e mettete, andate qui nel metti tattici, quindi numero 20 su 26, e selezionate, cacchio, il metti tattici, eccolo qua. Selezionate il numero 47 su 67, quindi stelle verdi, eccola qua. Una volta che l'avete selezionato voi spawnerete senza maschera, ed è normale chiaramente, cioè avete il completo senza maschera, quindi me la levo anch'io a questo punto. Senza maschera salite così, vi andate a salvare il vostro completo, appunto dove volete salvarlo. In questo caso io qua vado qua, me lo salvo. A questo punto ci dobbiamo recare in spiaggia e comprare la nostra maschera, quindi esattamente qua. Ecco qua. Ci veniamo qua e selezioniamo la nostra maschera, che è in mostri, e la maschera è una delle ultime, la numero 49 su 60, teschio incubo, la andiamo a selezionare. A questo punto ragazzi si leverà automaticamente il cappello, voi non fate nulla, entrate nella vostra auto con la maschera e vi dirigete al cannocchiale, appunto, per fare il glitch. Quindi andate di qua e raggiungete il cannocchiale, che ci permetterà di ottenere sia cappello, cioè sia casco che maschera. Quindi davvero bella sta cosa che hanno messo qui col cannocchiale, che è davvero semplificante. Quindi correte, freccetta a destra, vi buggerete. A questo punto non vi dovrete spostare troppo dal cannocchiale, io già ho sbagliato a spostarmi di qua, voi dovete restare vicino senza muovervi. E mettete, selezionate il vostro abito. In questo caso io l'avevo chiamato, non mi ricordo manco io. Ok, così. Mi sposto, ora mi allontano, proprio me ne vado e compariremo anche con la maschera, ragazzi. Il video glitch, ragazzi, si conclude qua. Ci vediamo in un prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi nuovi video di nuovi completi glitchati, di nuovi glitch, magari di duplicazione veicoli e tutti i glitch che volete voi, ragazzi. Mi dovete anche consigliare se magari portarveli. E quindi iscrivetevi, lasciate un pollicione, commentate cosa ne pensate di questo completo, andate a vedere i video precedenti che sono altrettanto belli, ve li consiglio, e ci vediamo in un prossimo video, ragazzi, bella!